Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui a portarvi un nuovo squad builder. Abbiamo una squadra molto buona, molto forte, interessante da provare, con mi pare tipo 4 campionati diversi. E comunque, come avrete visto, penso dalla miniatura ci sarà Depay Team of the Season, che volevo assolutamente provare perché ha delle statistiche paurose. Perciò partiamo subito modulo 4-3-3 con il trequartista, quindi ci sta un buon modulo. Partiamo subito con il portiere, che se trovo è, non è Weidenfeller, non è Leno, però è un altro tedesco, cioè Ter Stegen, portiere del Barcellona. L'ho utilizzato diverse volte quest'anno perché mi trovo abbastanza bene, un buon portiere. Se migliorasse magari l'anno prossimo piazzamento, sarebbe forse un grandissimo portiere. Ha comunque dei valori di tuffo e riflessi molto buoni. Poi, terzino destro, allora andiamo a vedere qui tra i non rari. Grosskreutz del BVB Borussia Dortmund, buon terzino, molto completo tra l'altro come giocatore. Worket alto alto, quindi avanza e torna anche indietro a difendere. Ha come ho detto delle buone statistiche in ogni statistica, quindi è un ottimo terzino. Se fosse più veloce non sarebbe male. Non è molto veloce il suo compagno di reparto qui come difensore centrale di destra, cioè Hummels, che però difensivamente è fortissimo. Però chiaramente il 99,9% dei giocatori di Ultimate Team che beccate hanno Aubameyang tipo tif in attacco con un milione di velocità, e quindi è anche difficile per Hummels riuscire a stopparlo. Però comunque sia, quando deve difendere è veramente forte. Poi, come si chiama, difensore centrale di sinistra, ho un vuoto, vi giuro, adesso proverò a cercarlo, ma vi giuro che ho un vuoto clamoroso. No, Otamendi, dovrebbe essere Otamendi, che mi è piaciuto, forte praticamente come Hummels, forse un pizzico meno in difesa, però comunque si è più veloce, quindi è un ottimo giocatore anche Otamendi, questa è la sua versione upgrade. E per completare la difesa, come terzino di sinistra ho utilizzato quello qui, Jethro Willems, non so come si dica, che è forte, abbastanza buono, nel senso non è malaccio. Non è il massimo in difesa, anche perché non è altissimo, però ha 4 stelle abilità, quindi è divertente da utilizzare. Poi andiamo a centrocampo, troviamo come CC di destra, ho utilizzato, andiamo subito qui con Wilshere, che non è il miglior centrocampista da utilizzare in un centrocampo a 2, visto che è poco difensivo, molto più offensivo. Mi aspettavo qualcosa in più dal tiro, a dir la verità, invece 69 è un po' basso. Ripeto, questo giocatore è meglio utilizzare in un centrocampo a 3 per via delle sue qualità difensive un po' discutibili, però dovevo utilizzare lui per il modo in cui volevo giocare. Poi, come centrocampista centrale di sinistra, ho utilizzato un altro giocatore che ha ricevuto un upgrade quest'anno, cioè Enzo Perez, che mi piace davvero tanto. 4 partite, un gol e 2 assist, non male per un centrocampista che comunque ha un work rate da difensore, da centrocampista difensivo. Mi sono trovato davvero bene, anche un ottimo tiro dalla distanza questo giocatore, e vi consiglio di provare se volete provarlo. Poi, come COC, che in realtà ho lasciato a T, che comunque faceva intesa, è Di Maria, che vabbè, l'ho usato già 2 volte, mi sembra, negli ultimi 2 squad builder. Mi piace molto perché è una seconda punta barra trequartista che segna e fa anche tanti assist. Come vedete, in 4 partite più o meno che l'ho utilizzato con questa squadra mi avrà fatto sì o no 2 gol e forse 4 assist. Quindi è un giocatore che in questo modulo secondo me rende moltissimo da uomo assist. Mentre per l'attacco andiamo come ala di destra, ho utilizzato Theo Walcott, che non mi ha fatto impazzire, cioè è un giocatore solo veloce, per il resto ha un brutto tiro che non mi è piaciuto, 3 stelle abilità volevo dire, che non sono il massimo, era meglio 4, e un passaggio che non mi è sembrato granché, però un gol, un assist in 4 partite non è da buttare via. Mentre come ATT ho utilizzato il grande Agüero, che quest'anno, credetemi, non avevo ancora provato, mi aspettavo molto di più da Agüero. Mi ha fatto solo 4 gol in 4 partite, mi aspettavo tipo un 8 gol in 4 partite, considerando le statistiche che ha, che sono paurose, considerando anche il prezzo del giocatore e comunque i vari 4 stelle abilità, 4 stelle piede debole, work it perfetto. Mi aspettavo qualcosa di più, probabilmente è forte da magari anche in un attacco a 2, non lo so. Fatemi sapere in che modulo, se voi avete provato Agüero 88, in che modulo vi ha reso di più.
Mentre per concludere abbiamo, come avevo anticipato, Depay, Team of the Season, che ho pagato la bellezza di quasi 700.000 crediti e secondo me non li vale, ma vi dico che probabilmente quello che vi sto dicendo adesso non dovete prenderlo troppo sul serio, perché non so, perché quando gioco io, quando ho anche un solo giocatore, if, in questo caso Team of the Season in squadra, i miei giocatori cominciano a diventare delle merde, non passano più la palla bene, non riescono a correre, sembrano degli handicappati. Probabilmente è un problema mio, probabilmente è un problema del gioco, comunque sia, non ha reso molto in questa squadra, probabilmente sarebbe stato meglio un Depay non in forma che avrebbe giocato magari meglio. Comunque sia, da quello che l'ho provato, non mi è parso un giocatore in grado di fare la differenza completamente, che non vale assolutamente 700.000 crediti, che sono un fottio di soldi, di crediti. Però come potete vedere da queste statistiche sono devastanti e sembra un Cristiano Ronaldo versione olandese con un rating un po' più basso. Comunque, anche 5 stelle abilità tra l'altro. Comunque raga, fatemi sapere voi nei commenti se avete provato i vari Aguero 87 e Depay, in che modulo li avete utilizzati, perché cambiano i giocatori da modulo a modulo. Fatemi sapere appunto in quale modulo vi siete trovato meglio utilizzando questi giocatori. Come sempre vi invito a lasciare un bel like, lasciamo un bel 300 like per il prossimo episodio, prossimo video. Commenti, scrivetemi qualche squadra che volete vedere nei prossimi video, nei prossimi episodi, o se no qualche altro video che volete che vi porti, basta che me lo scrivete nei commenti. Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, soprattutto alla pagina Facebook, Instagram, tutti i link, anche Twitter, li trovate sempre in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, adesso io vi lascio le clip, bella raga.